Ed eccoci qua, amici miei, a parlare di cultura e salute. Io ho avuto un maestro, si chiamava il professor Mario Martuzzi, fondatore dell'anatomia patologica forlivese, che mi diceva che se noi avessimo letto quello che aveva letto Goethe avremmo fatto molto bene anche il nostro lavoro di medici o biologi dentro l'ospedale. Questa frase che cosa ti dice? E lo chiediamo a Tiziana Rambelli, coordinatrice Gruppo Cultura dell'Asio Romagna. Che cosa ti dice la frase del professor Bartuzzi? Ma che probabilmente appunto tutto parte dalla patologia e anche dalla storia che la medicina forlivese ha. Eh, con il grandissimo Giovan Battista Morgagni, che è il padre della patologia moderna. Eh, peraltro, mi viene in mente anche un'altra un suggestione. Recentemente è venuto a forlì il professor Berto Malley da Filadelfia, eh, chirurgo. E eh, ci ha detto immediatamente eh, Morgagni eh, è anche a Filadelfia, perché a Filadelfia ci sono cioè il volume importantissimo di Morgagni, il volume più importante che ha scritto Morgagni. E che venne donato da Morgagni, da Giovan Battista Morgagni, padre della patologia moderna, a John Morgan. Eh, medico inglese, eh, poi trasferitosi in America, e quindi questo Berto Malli. Che John Morgan fondò la prima scuola di, medicine, di medicina a Filadelfia. E venne ad ispirarsi a Parma. Da Morgagni. Da Morgagni a esattamente. Padula. Nel 1700 venne a trovare Morgagni, tra l'altro, nelle sue lettere notò che eh, Morgagni non portava gli occhiali, e per loro era una cosa incredibile perché una persona anzianissima, perché un era ottantenne. Per, per allora, per il 1700 era una persona molto anziana, e non portava gli occhiali e poi John Morgan venne veramente colpito da questa figura, dal fatto che ancora insegnasse e lui gli donò la sua tesi che è a Padova, mentre invece Morgan gli dette il suo, il suo volume più importante che John Morgan portò a Filadelfia e tuttora è uno dei volumi più importanti della biblioteca di Filadelfia, quindi O'Malley è tornato a Forlì e diceva in fondo la, la scuola di Filadelfia è nata per un forlivese, Ecco, la, mi sono sempre chiesto perché, perché Bologna non abbia mai eh, riconosciuto, eh, non abbia mai richiamato, in fondo anche se Emilia e Romagna erano due cose molto diverse eh, non abbia mai richiamato questo personaggio importantissimo nell'ambito di quella grande università Beh, ecco, il dottor Cerasoli che sta scrivendo adesso il libro per, per il gruppo Cultura sulla, sulla vita di Morgagni oltre appunto sai che nel progetto che stiamo facendo di valorizzazione della figura del Morgagni ci sarà anche un volume e... Ecco, forse lo vediamo... Eh, il frontespizio, eh, Carlo, del, del no, questo è il questo trailer, è proprio il trailer, il trailer. della docufiction. Che stiamo. Ma Carlo, ci fai vedere il frontespizio del volume se ce la fai. Comunque, eh, ecco, questo è Giancarlo Cerasoli che è lo storico della medicina che sta eh, realizzando il volume su Morgagna e che è nel gruppo Us Romagna Cultura. E, mh, appunto. Mh, lui, eh, tu stavi chiedendo, chiedendoti perché l'università di Bologna. Lui eh, riferisce che appunto il discorso era anche di tipo proprio di, di possibilità di fare gli esperimenti, di fare ricerca. Padova era molto più libera di Bologna, primo, e molti scienziati si rifugiarono a Padova per fare le loro ricerche tranquillamente. Lui faceva le autopsie. Oltre al fatto che a Bologna c'era una grande invidia nei confronti di, di Morgagni, e addirittura Morgagni fece più volte testamento proprio per questo motivo <ride> e invece a Padova si sentiva più sereno e più tranquillo sia per le sue ricerche sia per la sua vita. Però tornava, da quello che si legge nelle sue lettere, tornava continuamente a Forlì, dove aveva moltissime proprietà, eh, che gestiva direttamente e quindi era molto legato soprattutto a Forlì più che a Bologna e si dice che appunto quando passasse con la carrozza da Bologna venendo giù si voltava dall'altra parte proprio perché era molto più legato a Forlì che non a Bologna. Sì, contrariamente a Pellegrino Artusi che non ha mai amato molto i forlimpopoli ma non per colpa dei forlimpopolesi Popolesi, per colpa di quell'attentato che fu fatto alla sua sorella eccetera eccetera e invece Morgagni rientrava spesso qui a sì, Forlì. Sì, aveva anche delle proprietà che gestiva direttamente. E adesso avete visto prima alcune immagini, questo è il trailer della docufiction che abbiamo realizzato, il regista è Cristiano Barbarossa, eh, già regista di Superquark, l'attore che vedete interpretare eh, Morgagni è Riccardo Mei. Devo dire bravissimo, bravissimo. ha fatto, fatto un'interpretazione, sembrava di vedere, cioè se io sognavo Morgagni era Mei. Lui è famosissimo, questo è il professor Claudio Vicini, questa è la, 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 la sanità di adesso, e questo è Palazzo Milsetti di Faenza, eh, museo del barocco, Poco conosciuto, ma stupendo, meraviglioso. Queste sono le terme di Castrocaro eh, che abbiamo utilizzato, sembra nel parco di Versailles, <ride> per come hanno realizzato le riprese. Questa è via, invece vicolo Gaddi, potete riconoscere. Questo è Morgagni con tutti i suoi figli, diciamo. E, e um, appunto la docufiction che abbiamo realizzato è stata realizzata grazie all'Istituto Oncologico Romagnolo, a Formula Servizi e Stado Scaffè come tipo di contributo. Però abbiamo avuto moltissime collaborazioni, le Terme piuttosto che Palazzo Milsetti, piuttosto che le cooperative che ci hanno fornito i cavalli per, la, per le riprese. Questa è la Biblioteca Di Fence che è uno spettacolo. Quando sarà proiettato questa? Allora, a fine novembre avremo. La, la, la versione definitiva, dopodiché faranno la colonna sonora: sarà un musicista molto famoso che realizzerà la colonna sonora originale e poi lo faremo un'anteprima a Forlì, probabilmente anche a Ravenna, perché molti luoghi abbiamo dovuto utilizzare molte location. Nel Ravennate c'è l'oratorio di Sant'Onofrio di Lugo, c'è Palazzo Milsetti di Faenza. C'è quella farmacia di Lugo. Quella è la farmacia, la, la farmacia di Lugo, che è bellissima ed è di proprietà della USL. E, e lì abbiamo realizzato un po' lo studio del Morgani, Qui sono le riprese in biblioteca con il dottor Cerasoli nella biblioteca di Forlì. E, e poi abbiamo realizzato delle riprese anche con gli studenti del Liceo Classico Scientifico di Forlì, che hanno effettuato anche le comparse, si sono divertiti moltissimo. E abbiamo fatto anche delle riprese, come vedi, nell'ospedale di Forlì e all'IRST, proprio per far vedere che Morgagni non è morto, anzi, Morgagni è attualissimo. E, e rivive anche nei giovani di adesso che si fanno delle domande, che cercano di studiare, di fare ricerca, quindi Forlì è ancora la, la città di Morgagni. Ecco, L'originalità eh, di Morgagni eh, nel suo tempo fu il discorso della patologia d'organo, una volta si pensava che le infezioni derivassero dai miasmi, dagli derivassero umori, no? dagli umori, dall'aria. Certo. Eh, e quindi eh, c'era questa visione eh, quasi stregonesca della medicina. No? Eh, mentre Morgagni dimostrò che se un, un paziente ha un, un arresto renale, l'organo eh, rene è malato, certo. eh, se Lo uno muore per un certo. infarto. Il cuore si vede chiaramente che è morto di infarto. Che quindi... adesso sembra una banalità, invece allora era una cosa molto importante. Ecco, tu dicevi prima che eh, a Bologna avrebbe avuto vita difficile anche perché era sotto il dominio della Chiesa sostanzialmente. Esatto. Era no? stato certo. Mentre Padova eravamo. Eh, la Repubblica di Venezia, quindi. Eh, fortunatamente, verso la... quindi un po' più laica da questo punto di vista. Peraltro, pensa che Morgagni, e ho tradotto alcune lettere, anche se in realtà tutta la traduzione la stanno facendo i ragazzi del Liceo Classico che hanno. Che hanno Pubblicato sul sito www.morgagnipatologo.it le lettere tradotte da loro, perché oltre alla docufiction c'è il progetto del sito, realizzato dai ragazzi dell'Oceano Scientifico di Forlì e del classico Morgagni di Forlì. E in una di queste lettere, in un, in un discorso che Morgagni fa a, ai, ai ragazzi del primo anno di medicina, dice delle cose che per, per il suo tempo erano un po' inusuali, eh, per il suo tempo in cui la scienza era collegata alla religione, era collegata anche alle credenze di allora, alla magia, come dicevi tu. Dice: non credete mai a quello che vedete o, a quello, o alle, alle superstizioni che vi dicono, ma soltanto alla verità. Cercate soltanto la verità, non pensate a ciò che credete, alle superstizioni, alla cultura. Eh, verificate, cioè cercate sempre la verità quando studiate medicina e questa è una cosa abbastanza rivoluzionaria perché di solito era collegata a tradizioni religiose. A... E, peraltro quando abbiamo fatto. Ecco qui ci sono i truccatori, che è stata un'esperienza bellissima perché è venuto il truccatore Carlo Del Giudice, eh, truccatore di Cinecittà, nonché costumista, e moltissimi ragazzi anche del liceo artistico dell'indirizzo scenografico, costumisti, sono venuti a vedere come truccava. E poi abbiamo avuto anche la collaborazione di Apollonia Tolo, che è una forlivese che, fa moltissime, che trucca moltissime, regi, moltissime scenografie nazionali. Questi sono ragazzi del liceo scientifico che hanno recitato al Palazzo dei Commissari di Terra del Sole, dove abbiamo fatto il processo a Morgagni. Questo è Paolo Morgagni, accanto questo con la parrucca, che è un chirurgo sì, sì, che un tu chirurgo, riconosci. Lui è un chirurgo vero. È un vero chirurgo e ci ha tenuto chirurgio. moltissimo a recitare come giudice di Morgagni perché lui si sente Morgagni. Eh, ti interrompo solo per una breve interruzione, per un breve spazio pubblicitario, poi nella seconda, seconda parte direi di proiettare il trailer integralmente sì, perché certo. eh, grazie abbiamo guadagnato abbastanza tempo in questa introduzione, quindi Carlo eh, quando partiamo poi nel secondo tempo eh, partiamo col trailer. A te Carlo Iresia.